A largo di Trapani si simula un incidente aereo in mare. Bisogna recuperare i naufraghi. L'esercitazione coinvolge 227 tra militari e volontari civili, 17 unità navali tra capitaneria di porto, vigili del fuoco, carabinieri e polizia, 2 elicotteri e 2 gruppi di SUP. I naufraghi sono divisi in feriti più o meno gravi e per il loro salvataggio si usano diverse modalità di recupero. Com'è andato? Beh, è andata bene a questo punto, siamo stati soccorsi molto brevemente. L'acqua era fredda? Non troppo, visto che siamo a luglio inoltrato. Diciamo, poteva andare peggio. Si è trattato di una prova, di un test. Voi avete fatto questa esercitazione, però non eravate solo voi. Chi ha partecipato? Hanno partecipato enti e altri corpi dello Stato che sono impegnati giornalmente con noi per quanto riguarda le operazioni di soccorso in mare. E con tutte le loro unità navali, con le nostre unità navali, con i mezzi aerei delle varie forze armate intervenute, abbiamo condotto un'attività di esercitazione che è consistita nella individuazione, nella ricerca di relitti conseguenti a un crash aereo, di corpi, di eventuali superstiti, a cui ha fatto seguito il recupero a mezzo elicottero e a mezzo unità navali di questi naufraghi, che poi successivamente sono stati trasportati in banchina per l'assistenza sanitaria. Qual è il vostro bilancio di questa esercitazione? Ma direi molto positivo per quello che è un rapporto di prima impressione stando in mare. Adesso faremo in modo di acquisire un attimino le relazioni tecniche di tutti i nostri capi equipaggio e anche di quelli delle altre forze che hanno partecipato, in maniera tale da individuare se ci sono degli aspetti che magari hanno bisogno di essere migliorati per il futuro. Nei collegamenti interforze con i carabinieri, con la polizia, come vi siete relazionati? Le attività di coordinamento, soprattutto l'attività di ricerca, di assegnazione delle aree di ricerca in mare è avvenuta, diciamo, possiamo dire, in maniera ottimale, perché ognuno ha svolto la sua parte secondo i compiti che sono stati assegnati. Senta, una domanda per il tenente Vicariello. Questa qui è la motovedetta papale? Sì, sì, è la motovedetta dove il Papa ha benedetto tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera. Siete contenti che è stato vostro ospite? Sicuramente sì, anche perché era un gesto dovuto a Lampedusa. Comandante, ma un'esercitazione come questa quanto costa? Guardi, noi abbiamo l'obbligo di formare il personale per mantenerli sempre pronti alle emergenze. L'esercitazione è il culmine dell'addestramento perché fa toccare nella realtà con mano le varie procedure di emergenza. E poi lei parla di costi, io parlerei di investimenti per garantire la sicurezza in mare e la salvaguardia della vita umana.